Presidente Talamoni, oggi ad Ajaccio si è insediata la Consulta Sardo-Corsa. Inizia un percorso importante per la Sardegna e la Corsica. Importante assai, eh? Pensiamo che queste isole sono vicine, di vera da un punto di vista geografico, ma di noi sono popoli amici di quei secoli e secoli e non hanno mica lavorato assai di quei anni e anni, allora che finalmente abbiamo assai a fare parte e assai lavoro in comune a fare, dunque era veramente un momento di darci un quadro per lavorare e su quadro di consulta che lo creiamo oggi. Avete approvato un documento che coinvolge anche le università di Cagliari, di Sassari e di Corte. Abbiamo approvato un documento perché abbiamo cominciato con l'affare universitario e agricoltura. Non abbiamo mica fatto sbaglio che hanno fatto io abbi fondatori di l'Europa che hanno voluto cominciare con il mercato e con l'economia. Noi cominciamo con l'agricoltura, dunque l'università è stato un rapporto che è stato votato all'unanimità e poi abbiamo dato di noi un rapporto, un premio letterario mediterraneo e una rete di biblioteche sarde e corse, quindi qualcosa di importante, un libro che è uno dei fondamenti principali di agricoltura, dunque cominciamo con agricoltura. Presidente Ganao, oggi con l'insediamento della consulta interistituzionale inizia un percorso importante che coinvolge la Sardegna e la Corsica. Sì, devo dire che siamo pienamente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo oggi, e finalmente l'insediamento, l'approvazione del regolamento, ma subito siamo entrati su temi importanti. Abbiamo deciso di dare priorità agli aspetti della cultura e della formazione e quindi abbiamo invitato i rettori delle università di Sassari di Cagliari e quella di Corte a confrontarsi e è stato approvato già un primo documento che riguarda proprio i temi della cultura e della cooperazione universitaria. È evidente che tutto questo ragionamento sta dentro il tema più ampio dell'insularità, delle difficoltà che hanno le nostre isole che derivano proprio da questa logica, ma noi siamo convinti che proprio nella qualità della formazione, nell'incremento della qualità stia il futuro delle nostre isole. Per questo abbiamo voluto iniziare forse anche in maniera un po' anomala con questo tema che riteniamo invece essere forte, identitario e qualificante. Siamo dati ovviamente appuntamento al prossimo incontro per approfondire invece i temi anche dal punto di vista tecnico che riguardano appunto l'insularità, le difficoltà che derivano dall'essere isola e anche il ruolo che vogliamo giocare all'interno di un'Europa che è sempre più un'Europa che deve essere caratterizzata dai popoli e non dai governi dai governi intesi come attenzione agli aspetti di tipo economico e bancario che stanno dimostrando di non rispondere alle esigenze come dimostra anche l'uscita della Gran Bretagna di recente. Quindi bisogna ricreare una identità europea in cui ci si riconoscono i popoli garantendo anche quelle pulsioni, quelle forze che stanno crescendo verso l'autodeterminazione e l'indipendenza dei popoli che sono presenti e forti in Europa e con i quali da sempre tradizionalmente con questi popoli abbiamo rapporti. E questo non significa che facciamo salti nel buio, semplicemente che rivendichiamo una maggiore attenzione innanzitutto dagli stati nazionali e poi anche all'interno dell'Europa, un ruolo anche in autonomia su alcune rivendicazioni e sul riconoscimento di diritti che debbono essere paritari. I sardi e i corsi devono poter esercitare i propri diritti paritariamente a quelli degli altri popoli e delle altre nazioni europee. E credo che questa sia la strada che stiamo cercando con tutte le difficoltà evidenti di seguire per ottenere i migliori risultati da qui al breve termine, ma soprattutto in una prospettiva futura anche di lunga durata.